i giornalisti a cui avevamo dato notizia, tutti coloro che sono interessati, ai cittadini che vogliono sapere con più concretezza quello che è la capacità di muoversi che noi possiamo avere sul nostro territorio della Toscana. Per far questo sappiamo che tutti ci dobbiamo ispirare, io per primo e le autorità regionali lo fanno, ai DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il 3 di novembre il Presidente Conte ha emanato. Ma contemporaneamente in quel decreto, per valutare quello che erano i comportamenti della zona dove siamo come Toscana, la cosiddetta zona arancione, è la zona intermedia, una limitazione maggiore rispetto alla zona gialla, una limitazione minore rispetto alla zona rossa, siamo in una posizione intermedia. Ecco, per valutare quello che sono le possibilità di spostamento e di comportamento, io ho visto che vi erano nel testo del DPCM nazionale degli aspetti che andavano completati, perché in qualche modo non potevano essere compresi appieno attraverso quello che era il disposto più generico che lasciava aperte varie interpretazioni. Quindi è la mia un'ordinanza interpretativa su tanti motivi, su tanti elementi, su tante questioni. Innanzitutto, le seconde case. Io ho scritto che è consentito raggiungere le seconde case per lo svolgimento dell'attività di manutenzione e di riparazione necessaria, per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Quindi chi ha da fare dei lavori che sono presupposto per la conservazione, il mantenimento nelle condizioni di normale uso della seconda casa ci può andare. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale. Questo è un aspetto che penso chiarisca a tutti se si può andare o meno nella seconda casa. Secondo luogo, gli spostamenti con mezzi pubblici e privati. Ecco, in un comune diverso da quello di residenza, naturalmente. Oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, di motivi di salute, situazioni di necessità, si può andare per svolgere attività o usufruire servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione. Ovvero quando nel proprio comune vi sono dei servizi che non sono sospesi e non sono disponibili, si può anche andare nel comune accanto. Sappiamo che nella zona arancione, rispetto alla zona gialla, non ci si potrebbe altrimenti spostare dai rispettivi comuni. Una questione che tanti mi hanno chiesto con l'email, la questione cioè dei punti vendita. Ecco, io ho ritenuto di dover specificare che se si va in altro punto vendita situato in un comune diverso, ci si va perché non ce n'è uno altrettanto con le stesse caratteristiche nel comune dove si è residenti o domiciliati, ma contemporaneamente se si va perché c'è uno specifico punto vendita, ovvero un'attività che nel proprio comune di residenza non si potrebbe trovare. E quindi quando si parla di specifico punto vendita è evidente che ci sono le condizioni per spostarsi anche se magari l'oggetto che si vuole comprare è un oggetto che in modo generico è nel proprio comune, ma in modo specifico con delle caratteristiche di tecnologia, di avanzamento, di specificità appunto, si può trovare in un punto vendita di altro comune. Vi è poi la situazione dei padri e delle madri separate. Quante volte abbiamo ricevuto in questi giorni queste lettere? E allora, ecco, a mio giudizio si rientra perfettamente nel concetto di necessità che fissa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi è consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in comuni di aree differenti i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, per condurli presso di sé e tali spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve nel rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e di divorzio. Insomma, quando si tratta di andare a prendere e riportare il figlio, se si tratta di un genitore separato, io ritengo che si debba e si può fare, è il punto 4 della mia ordinanza. L'articolo 5, con riferimento alla raccolta e frangitura delle olive, un tema attuale, vi posso assicurare, ho ricevuto tante di quelle email, di quelle lettere, telefonate, perché è il momento dell'olio buono, è il momento in cui si raccolgono le olive e si portano al frantoio.
Ecco, in questo caso riteniamo che ricorra il motivo della necessità, perché altrimenti vanno a male. E quindi, anche se l'oliveto sia in un diciamo, comune diverso, ci si può andare. Naturalmente, io ho messo anche dei limiti rispetto ai rapporti del proprietario dell'oliveto. Si può andare quando si ha un titolo di disponibilità, un affitto, un comodato, e si può andare anche quando è del proprio figlio, del proprio fratello, perché parlo di proprietà. O di se stessi o di parenti fino al secondo grado. Chiarito che si può fare attività raccolta, frangitura delle olive, mi domanderete, i tartufi è il punto 6. Per i tartufi noi diciamo che si può muoversi dal comune e andare altrove quando si ha il tesserino. Il tesserino di raccoglitore è ai sensi dell'articolo 11 della legge 50 del 95, una legge regionale, sappiamo quanto è importante il tartufo in Toscana, penso alla città d'eccellenza, Samignato, ma penso che poi vi sono almeno altrettanti comuni, almeno una cinquantina di comuni che hanno un'attività di tartufi di grande livello e significato, quindi chi ha il tesserino si può muovere dal comune. Colui che invece lo fa occasionalmente in modo amatoriale, allora no, in quel caso può farlo solo nel proprio comune. Se usiamo questo criterio, ovvero il professionista o comunque colui che ci si dedica abitualmente, che può muoversi e l'altro rimane nel proprio comune, la stessa cosa vale per l'attività di raccolta dei funghi. In questo caso consentiamo andare in altro comune agli imprenditori agricoli, ai soci di cooperative agricolo-forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale, mentre invece quella a titolo amatoriale si fa nel proprio comune. Questo ragionamento vale anche per la pesca e quindi anche in questo caso pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata quando si fa solo in modo amatoriale nel proprio comune di residenza, mentre sono consentiti gli spostamenti nel caso in cui si fa attività di pesca professionale, regolata dai propri titoli autorizzativi. Per gli animali allevati invece si può andare, è necessità. E quindi io ritengo che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale. E quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza proprio per svolgere questa attività. Vi sono poi delle attività scolastiche su cui era necessario precisare. Sono le attività legate alle formazioni professionali e queste le svolgiamo soprattutto noi come comune, come regione che con i comuni svolgiamo le attività di formazione professionale. In questo caso le attività di formazione professionale con tirocini nei laboratori, proprio perché motivate dal loro corso, possano portare anche a spostarsi e conseguentemente a spostarsi in territori diversi. Vi è poi quello che sono le disposizioni per l'attività corsistica. L'attività corsistica, tipo esemplificativo, significa scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e è svolta con le seguenti modalità. È a distanza se l'attività corsistica è collettiva, in presenza se l'attività corsistica richiede delle attività individuali. E conseguentemente, se vi è un corso nel quale si prevede il momento individuale di insegnamento, allora è evidente che si può spostarsi e muoversi. Voi mi direte, perché sono argomenti molto richiesti anche nelle email, cosa succede per la caccia, magari la caccia al cinghiale? Nella mia ordinanza non troverete nulla. Io ero favorevole a che le squadre che si formavano fossero composte anche da persone di comuni diversi e quindi la loro attività la potessero svolgere spostandosi in comuni diversi. Ma mentre sulle questioni che ho detto, ho potuto verificare a Roma, ho potuto verificare al Ministero se potevo fare un'ordinanza di questo genere perché era esclusivamente interpretativa, non di deroga al DPCM ministeriale, sullo spostarsi per caccia. Mi è stato detto che si intende a mantenere un atteggiamento rigoroso. Quindi io non ho scritto nulla perché potevo complicare ancora di più. Già per il cacciatore lo spostamento appare una cosa naturale e legittima perché avviene all'interno dell'ATC, dell'ambito territoriale omogeneo. Ma in questi giorni cercherò di capire meglio se, visto che siamo nel periodo della caccia, si possa derogare al DPCM. Nel frattempo, però, la situazione è questa, e quindi per non complicare le cose, ho preferito non esprimere. Non potevo derogare, e conseguentemente ho preferito non fare nemmeno altri riferimenti o richiami.
L'altra attività è quella del parrucchiere, che spesso viene sollecitato, ma io ho un rapporto personale, non posso andare in quel comune. Anche su questa materia non ho trovato riscontro per poter fare una ordinanza di deroga e quindi di autorizzazione a livello regionale. E anche in questo caso, in queste due cose, io cercherò di vedere nei prossimi giorni se attraverso un'interlocuzione con il Ministero della Sanità si può trovare delle formule che possano, nella garanzia assoluta del distanziamento e delle modalità per la tutela sanitaria che poi fanno riferimento a queste materie, di potersi muovere. Nel frattempo, consentitemi di chiudere con un appello. Devo dire che gli ultimi 2 o 3 giorni ci stanno ispirando un cauto, molto cauto ottimismo sul fatto che le misure possono funzionare. Oggi, dopo diversi giorni in cui i contagiati erano sempre sopra i 2.000, sono arrivati a 2.007, eravamo a 1.932. E devo dire che la situazione, attraverso la riunione che ho avuto con i direttori generali delle 3 ASL, delle 6 ASL toscane, quelle ospedaliere e quelle di territorio, sembra ispirata a una maggiore capacità di gestire il fenomeno. È importantissimo che tutti possano seguire quando si muovono quelli che sono gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza necessari. E quindi la distanza, la mascherina, la precauzione di avere sempre il disinfettante per tenere lontano il virus dal nostro corpo. E se vinciamo la sfida, la vinciamo perché da una parte le istituzioni fanno il loro lavoro, come cerchiamo di fare, dall'altra individualmente ciascuno cerca di farlo. E insomma, la nostra Toscana, che sappiamo quanto soffre e quanto i toscani che sono costretti a chiudere il ristorante, a chiudere il bar, a chiudere la palestra, a chiudere le proprie attività, cercheremo di venire incontro da parte dello Stato con i decreti ristoro, da parte della Regione con tutte le forme possibili per poter alleggerire il loro disagio, ecco, sappiamo quanto soffre di questa situazione. Ma più siamo rigorosi con noi stessi, più i dati migliorano, più usciamo da questa situazione. Col cuore, grazie dell'attenzione e questa per me è la forma per poter parlare a tutti coloro che vogliono essere informati. Poi in realtà gli atti di questa ordinanza li troverete domani anche sui giornali e nelle forme con cui la Regione potrà comunicare attraverso i canali social. Grazie.